primo giorno di lavori per l'Assemblea dei Sindaci a Genova, tra le altre la voce del ministro Locatelli sull'evento e l'impegno della collega Santanchè nei confronti della Puglia. Più collegamenti, più crescita. È stato dimesso Rino De Milito, il 56enne rimasto ferito alla testa dopo che il figlio Mirko aveva ucciso la madre con un'accetta. Sarebbe emerso che il giovane non ha cercato di ammazzare il padre e che quest'ultimo abbia tentato di fermarlo prima che si lanciasse nel vuoto. Si stabilizzano e fanno i figli, ma il 41% di loro svolge ancora un lavoro manuale dequalificato e solo il 6,8% assume ruoli dirigenziali. Sono i cittadini stranieri raccontati dal dossier immigrazione presentato dalla CGIL. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione interregionale del nostro telegiornale. Andiamo subito a Genova, dove c'è in collegamento in diretta il direttore Gianni Sebastio per parlare dell'ultimo giorno dei lavori dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI. Direttore, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Antenna Sud. Dunque si chiude tra pochissimo, alle 14 chiuderà i battenti questa 40ª edizione dell'Assemblea Nazionale ANCI dei Sindaci d'Italia qui a Genova, nell'area fieristica del porto genovese. Sono stati tre giorni molto intensi, la Puglia e la Basilicata, due regioni molto rappresentate, come abbiamo raccontato negli ultimi servizi realizzati qui a Genova. Lo stand pugliese in particolare è stato preso letteralmente d'assalto con i suoi prodotti enogastronomici, come abbiamo visto ieri, ma ci sono stati anche tanti temi di spessore che sono stati affrontati nel corso di questi tre giorni. E su questi argomenti abbiamo avvicinato due ministri, il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli e il ministro per il turismo Santanchè, con la quale, con quest'ultima, abbiamo approfondito proprio gli argomenti che riguardano la regione Puglia, la destagionalizzazione e soprattutto per incrementare il turismo in Puglia è necessario, abbiamo detto al Ministro, che ci siano maggiori e migliori collegamenti con la Puglia tutta. Sentiamo le dichiarazioni dei due ministri e poi la linea può tornare ad Anna Saponaro. Ricordiamo che poi realizzeremo anche uno speciale in merito a questo evento, facendovi ascoltare le voci dei sindaci che abbiamo ascoltato di Puglia e di Basilicata. Sentiamo i ministri Locatelli e Santanchè che abbiamo avvicinato poco fa. Più in generale, tornando all'ANCI, i ministri hanno storto il naso, i sindaci d'Italia hanno storto il naso sulla legge di bilancio. Qual è la sua valutazione? Beh, io penso che i sindaci sicuramente siano quell'avamposto importante vicino ai cittadini, che ovviamente ha un carico elevato dal punto di vista della gestione proprio del territorio, delle risposte. Credo che però ci siano anche nel corso del tempo ci siano state delle risposte, soprattutto dalla scorsa legge di bilancio a questa legge di bilancio, che vanno nella direzione di lavorare insieme, e io sono convinta davvero che insieme, soprattutto ai sindaci, anche dal punto di vista del mondo della disabilità e del sociale, possiamo creare le condizioni per cambiare le cose, per invertire l'ordine delle priorità, quando anche ci sono le risorse di spenderle pensando prima alle persone più fragili, alle persone più in difficoltà. Non che non venga fatto mai in nessun caso, perché ci sono esempi veramente virtuosi, però credo che abbiamo dietro 30 anni di storia che dimostrano che possiamo fare qualcosa di più. Ecco, il bilancio, ottobre è il mese dei bilanci, come è andato il turismo secondo il suo punto di osservazione? Ancora è un po' prematuro per il bilancio, perché come lei saprà, ottobre, anche grazie al clima, stiamo avendo un afflusso di turisti molto più importante rispetto all'anno scorso, ma la stagione direi che è stata positiva, perché tanti sono stati i turisti stranieri, intanto gli americani, che hanno tenuto direi il primo posto per quanto riguarda la presenza in Italia, ma anche il turismo domestico. Quindi io voglio dire che il bilancio di questa stagione è sicuramente positivo. La Puglia ha bisogno di destagionalizzare e poi di essere collegata meglio. Sì, certo. Le infrastrutture sono dirimenti per il turismo e quindi sicuramente bisogna fare degli sforzi, ma la Puglia è andata molto bene perché ha comunque dei territori di eccellenza, perché comunque è una regione molto molto bella, che bisogna lavorare e fare di più, ne siamo consapevoli. Grazie. Grazie. Sono dunque queste le ultime battute dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI che si è svolta e sulla quale sta per calare il sipario proprio a Genova. Noi nel frattempo cambiamo argomento e ci spostiamo a Roma. Abbiamo il direttore? Ah, abbiamo il direttore. Direttore.
Abbiamo aggiornamenti? Grazie Anna, siamo in diretta live. Perfetto. Si stanno chiudendo i battenti qui a Genova alla fiera per la 40ª assemblea ANCI. Abbiamo la presidente ANCI Puglia, Fiorenza Pascazzi. Allora, un bilancio, com'è andata? Un bilancio molto positivo, mi sembra di poter dire, perché è stata una bella assemblea molto partecipata, la Puglia molto presente in tanti aspetti. Abbiamo seguito con voi, anzi vi ringrazio ancora una volta per questa copertura davvero intensa e capillare che ci avete garantito. Avete dato voce ai sindaci, agli amministratori locali, ai comuni. Direi che anche in assemblea i contenuti erano molto importanti e insomma credo di poter dire che sia andato tutto molto bene. Appuntamento all'anno prossimo e con un nuovo presidente, non ci sarà più De Caro. Io vorrei quasi non dirlo, non so, vediamo che cosa succede, perché stamattina i giornali titolavano qualcosa sul terzo mandato, chissà, per Antonio ci vorrebbe, però vediamo, seguiamo l'evoluzione nei prossimi giorni e capiamo. Grazie Presidente ANCI Puglia, Fiorenza Pascazzi, una linea Pottonaro allo studio, ad Anna Saponaro per il TG Interregionale. Grazie direttore, andiamo avanti parlando di fatti che invece accadono a Roma in vista del Consiglio Europeo di oggi e domani. La Premier Giorgia Meloni ha riferito in aula e alle Camere, occhi puntati su Hamas e legge di bilancio. Sul governo invece dichiara nessuna instabilità. Sentiamo. Con il Consiglio europeo alle porte, la Premier rimarca la posizione dell'Italia. Sono convinta che lavorare concretamente con una tempistica definita a una soluzione strutturale per la crisi israelo-palestinese sarebbe anche il modo più efficace possibile per svelare il bluff di Hamas agli occhi dei palestinesi e contribuire a sconfiggerlo. Poi chiede con forza il rilascio degli ostaggi, a partire da donne, bambini e anziani, tra gli applausi di tutto l'emiciclo. Vogliono tornare a colpire la nostra libertà. Il nostro stile di vita, vogliono vederci impauriti e pronti a rinunciare alla nostra quotidianità, e la nostra risposta in Europa deve essere forte e inequivocabile. Non ci riusciranno. Ma in UE saranno affrontati anche i temi economici. Sotto la lente ci sarà la manovra finanziaria, che però per l'opposizione manca di sostegni reali ai cittadini. Anche il Partito Democratico è per l'impegno annunciato per la pace in Medio Oriente e per il riconoscimento dei due Stati, ma siamo contro questo governo per la manovra presentata che si scarica tutta sui più deboli, sulle fasce che non possono difendersi, in particolar modo sulle famiglie e sulle donne. Ma per Giorgia Meloni, che rimarca la compattezza della maggioranza dopo le vicende personali che l'hanno travolta, la manovra di bilancio è responsabile, lo dimostra la fiducia dei risparmiatori e si vede dal successo dei nostri titoli di Stato, dice, e dai mercati. Piazza Affari sottolinea è tornata ai livelli pre-crisi e lo spread, tanto caro a molti, è stabilmente sotto i livelli che c'erano prima che questo governo si insediasse. Interventi che mirano, come dire, alle famiglie indigenti, alle famiglie povere, a non lasciare indietro nessuno, perché il tema, diciamo, più importante in questo momento è quello della povertà, dell'indigenza. Ecco, noi puntiamo a questo e quindi anche contestualmente alla crescita. L'inflazione è ancora alta, i tassi di interesse sono alti e la BCE li ha alzati in maniera repentina in questi ultimi mesi. Noi dobbiamo dare delle risposte, e le risposte significa oggi cercare di far consumare oggi gli italiani e quindi dare loro la possibilità di avere delle risorse in più. La cronaca, c'è un'ultima ora, tragedia a Cerignola, dove questa mattina un operaio di 66 anni è morto mentre era impegnato in un cantiere tra via Loreto e viale USA. Da chiarire ancora se si sia trattato di un incidente o di un malore e se l'uomo sia precipitato dal primo o dal secondo piano del palazzo. Sull'accaduto indagano gli agenti di polizia del commissariato del comune Ofantino. È stato dimesso Rino De Milito, il 56enne è rimasto ferito alla testa dopo che il figlio aveva ucciso la madre con un'accetta. Sarebbe emerso che il giovane non ha cercato di ammazzare il padre. Sentiamo. Il figlio non aveva tentato di uccidere anche lui. Quelle ferite alla testa Rino De Milito le avrebbe riportate cercando di fermare Mirko. Aveva intuito che dopo aver ucciso la madre voleva togliersi la vita e ha provato a bloccarlo, ma non ci è riuscito. Il 56enne latianese è stato dimesso mercoledì dall'ospedale Perrino di Brindisi, dove era stato ricoverato nel tardo pomeriggio del giorno precedente.
Per lui solo un trauma e ferite lacero contuse alla testa, non causate dall'accetta con cui il figlio Mirko di 32 anni aveva ammazzato la madre Giuseppina alla marina, ma dal tentativo di fermarlo prima che si lanciasse nel vuoto. Il mosaico del dramma avvenuto mercoledì pomeriggio in via Enrico a Latiano si sta lentamente ricomponendo. I carabinieri sono tornati nella palazzina a due piani posta sotto sequestro per effettuare un nuovo sopralluogo con gli esperti del nucleo scientifico. Intorno alle 17 di martedì, Mirko De Milito, operaio di 32 anni, ha massacrato a colpi d'accetta la madre nel letto e poi, liberatosi del padre che tentava di fermarlo, è uscito sul balcone al secondo piano, ha buttato l'ascia per strada e con una scaletta di legno si è inerpicato sino alla terrazza dalla quale si è lanciato pochi secondi dopo, portandosi nel volo anche la scala. Il corpo del giovane e quello della madre sono stati trasferiti nell'obitorio del cimitero di San Vito dei Normanni in attesa del probabile esame autoptico. Le indagini sono coordinate dal PM Gualberto Buccarelli. Ancora un'ultima ora di cronaca, ancora un incidente sul lavoro, ma questa volta in Basilicata, nel Materano, un operaio schiacciato da una lastra di cemento armato. Un uomo di 69 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro appunto a Calciano. L'operaio è stato colpito da una lastra di cemento armato del peso di 4 quintali. L'uomo ha riportato traumi alle gambe, è rimasto cosciente ed è stato trasportato in codice rosso nel pronto soccorso della San Carlo di Potenza in eli ambulanza. Sul posto i carabinieri di Calciano e di Tricarico. Adesso andiamo a Molfetta nel Barese, dove la Guardia di Finanza di Bari e quella della BAT aggiungono una persona alla lista degli indagati, arrestato un imprenditore. Sentiamo. Terra anziché il materiale previsto dal capitolato è quanto emerso dalle intercettazioni ambientali, video e telefoniche ai quali i finanzieri hanno sottoposto in tutto 9 persone, tutte indagate nell'inchiesta che ha portato agli arresti il rappresentante legale della società fornitrice di materiale lapideo per i lavori di messa in sicurezza, un 45enne di Trani. Per il 50enne di Castellana Grotte, direttore operativo dell'ufficio della direzione dei lavori, e per il dirigente 54enne del comune di Molfetta, responsabile del procedimento, è scattata invece la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici. Tutti rientrano nelle attività per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta nel Barese. Dalle indagini è emerso che le forniture in eccesso di materiale non conforme, ormai note a tutti gli indagati, scrivono gli inquirenti, avrebbero provocato lamentele a tal punto che gli indagati stessi avrebbero notato il colore rosso dello specchio d'acqua limitrofo ai lavori. L'operazione della Guardia di Finanza della BAT e dei colleghi baresi ha portato, su richiesta del GIP del Tribunale di Trani, al sequestro di due società per 250.000 euro con un giro d'affari di oltre 10 milioni. Le accuse sono frode nelle pubbliche forniture, truffa, gestione illecita di rifiuti. L'inchiesta ha messo in luce un collaudato sistema di frode nell'ambito dell'opera di completamento del molo di sopraflutto. I materiali richiesti dovevano essere inalterabili e meccanicamente resistenti, come richiesto dal capitolato speciale di appalto. E così gli indagati, anziché fornire il materiale del capitolato, avrebbero utilizzato, attraverso l'ausilio di documenti di trasporto falsi, materiale proveniente da scavi eseguiti su terreni privati, materiale vegetale di dubbia provenienza, inclusi rifiuti speciali, il tutto per circa 40.000 tonnellate. In ultimo, i finanzieri hanno scoperto che gli indagati avrebbero anche cercato di occultare le prove che potevano condurre alle loro responsabilità. Giallo a Taranto, nella zona del terminal bus del porto, è stato ritrovato morto un bengalese di 19 anni, potrebbe trattarsi di un omicidio. Giallo di sera nella zona della terminal bus del porto mercantile a Taranto, un 19enne è stato trovato morto sotto un cavalcavia. Si tratta di un uomo originario del Bangladesh, ritrovato in una pozza di sangue. Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Sull'accaduto c'è il massimo riservo per un mistero tutto da chiarire, anche se la natura delle ferite presenti sul corpo farebbero pensare ad un accoltellamento avvenuto prima che il corpo precipitasse, un'ipotesi che si legherebbe a una lite avvenuta in precedenza che sarebbe sfociata in omicidio. Valutata anche la possibilità che l'uomo sia stato investito da un bus o che si sia lanciato nel vuoto, idea che non convincerebbe gli inquirenti per la posizione in cui è stato ritrovato il corpo. Gli operatori sanitari del 118, giunti in seguito alla richiesta di soccorso di alcuni passanti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono intervenuti gli agenti della squadra mobile sotto la guida del vicequestore aggiunto Cosimo Romano e del pubblico ministero Remo Epifani e della polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori
agricoltori che hanno ascoltato alcuni testimoni, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Resta un mistero da chiarire anche quello della studentessa francese che è stata trovata morta a Lecce. Sentiamo. Siamo a Lecce, in via Papadotero numero 12. Se vedete alle mie spalle il portone del palazzo dove il 23 ottobre è stato trovato il corpo senza vita di Julie, arrivata solo da un mese qui a Lecce per un progetto Erasmus. All'interno di questo palazzo tre sono gli appartamenti che l'Università del Salento destina proprio agli studenti che vengono qui per un progetto di interscambio culturale. Sono altri che non mai vediamo, non è che sono, perché ce ne abbiano tanti. È da 15 anni che sto qua, mai sentito una cosa del genere, mai. Sono rimasta male e ne sento proprio la dispiacere di questa ragazza che viveva da sola qui, era venuta per fare l'Erasmus, cioè voglio dire, queste cose così ti fanno male. Sinceramente guardi, non riesco, mi prende molto. Una ragazza arrivata da solo un mese, ma nessuno la ricorda, non usciva, frequentava solo l'università e non frequentava neanche il pub che si trova proprio qui sotto il suo appartamento. Non neanche le guardiamo, perché? Anche perché da un mese era, no? Sta ragazza. Quindi non la conoscevate proprio? No. Mai vista. Abita proprio in questo condominio? Sì. Conosceva la ragazza? No, perché io non l'ho visto, perché lei forse è venuto pochi giorni fa, no? Ed gli studenti dell'Università del Salento si stringono al dolore della ragazza, hanno lasciato anche una rosa qui proprio sotto il citofono dell'appartamento. Io vivo qui, quindi non ho visto tutto, ho visto solamente le auto parcheggiate domenica. Ma tu la conoscevi? Non la conoscevo, no, non so niente. Cosa si dice in università di questo dramma? Sono tutti dispiaciuti, nessuna delle persone che conoscevo io la conosceva. Si mettono nei panni di questa ragazza che se n'è andata dal suo paese, si è trovata male, però nessuno sa la sua storia effettivamente, quindi... Foggia riparte dal suo primo sindaco donna, Maria Ida Episcopo. Sono sicura che il modello Foggia potrà essere esportato a livello nazionale, ha affermato questa mattina ai nostri microfoni. Il presidente Emiliano ha detto che tutte le città in realtà sono femmine, no? Per la declinazione, però oggi Foggia è ancora più femmina, è così. Innanzitutto partiamo da qui, da questi fiori bellissimi che vedo sul tavolo. Sì, senz'altro sì, è un dato statisticamente rilevante non solo nella nostra città, ma anche a livello regionale e anche a livello nazionale. Diciamo che i posti di sindacatura hanno una riserva di genere più maschile. Però ecco, io voglio impormi all'attenzione di questa città per essere un amministratore assennato, probo, legalista soprattutto e rigoroso nella prassi amministrativa, che deve essere sempre trasparente e ispirata a criteri anticorruttivi. Io sono veramente gratificata di aver potuto, con una semplice azione di verità, coagulare attorno al mio nominativo, dietro proposta ovviamente dei 5 Stelle, ma immediata aggregazione di tutte le forze politiche di coalizione del campo progressista, di aver potuto, ecco, vivere un percorso all'unisono. Quindi stiamo marciando nella stessa direzione, senza individualismi, senza protagonismi vecchia maniera. Quindi è stata una mano in più per dire: l'Italia c'è, la regione c'è, perché Foggia può diventare un caso che può essere anche esportato oltre il perimetro della città. A Potenza è tornato a riunirsi ieri sera il Consiglio regionale, l'esito della seduta dei lavori. Sentiamo com'è andata.
Si è riunito a Potenza il Consiglio regionale. Durante la seduta sono stati approvati a maggioranza il bilancio di previsione 23-25 del Parco del Vulture e i rendiconti finanziari 2022 del Parco delle Chiese Rupestri, dell'APT e dell'ARLAB. Approvato sempre a maggioranza l'atto amministrativo riguardante la prima variazione al bilancio di previsione triennale 23-25 del Parco Naturale di Gallipoli Cognato, Piccole Dolomiti Lucane. Il parlamentino ha poi approvato la mozione presentata dal consigliere pentastellato Perrino sul completamento dell'asse viario Murgia-Pollino, impegno che riguarda in particolare i tratti Gioia del Colle Bypass Matera e il Bypass Matera Svincolo SS175 per Metaponto, in quanto, è riportato nella mozione, immediatamente cantierabili ed ammissibili al finanziamento. Approvata all'unanimità la mozione presentata dal consigliere di Italia Viva Polese, volta ad evitare la chiusura delle scuole nei piccoli comuni, mozione che impegna il presidente Bardi a sollecitare sul tema il governo in conferenza Stato-Regione. Infine, sì dell'Aula anche alla mozione a firma di Giorgetti, gruppo misto, riguardante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al concorso regionale per la copertura delle 71 unità richieste dal concorso ARLAB. La seduta è stata aggiornata su richiesta del consigliere Aleandro. Si stabilizzano e fanno figli, ma il 41% di loro svolge ancora un lavoro manuale dequalificato e solo il 6,8% assume ruoli dirigenziali. Sono i cittadini stranieri e questi sono i numeri del dossier sull'immigrazione che è stato presentato questa mattina. Sono 138.689 e incidono per il 3,6% sulla popolazione regionale, 5 punti meno della media nazionale. Si stabilizzano, fanno figli, mentre la Puglia scende sotto la soglia dei 4 milioni di abitanti e valgono il 4,5% degli occupati, nonostante il 41% di loro svolga ancora un lavoro manuale dequalificato e soltanto il 6,8% arrivi al rango di dirigente. Sono i cittadini stranieri pugliesi, raccontati dal dossier immigrazione di Aidos e Centro Studi Paolo V, presentato dalla CGIL in tutta Italia, Puglia compresa. Sono incoraggianti i dati che arrivano dalle nascite, così come dall'acquisizione della cittadinanza. È ancora il Barese l'area che ne accoglie di più, l'unica nella quale ci sono più donne lavoratrici nel settore dei diritti alla persona, mentre il contrario nel foggiano della manodopera nei campi. Buono anche il feedback che arriva dalle scuole. Più alunni negli ultimi 10 anni, più alunni stranieri nati in Italia. È l'anno dei flussi in entrata dell'Ucraina, ma anche quello della stretta del governo sui regolari e della strategia dei CPR, contestano dal sindacato. In Puglia noi abbiamo circa 140.000 cittadini stranieri, sono il 3%, 3,6% della popolazione. Tenete presente che a livello nazionale sono l'8%, quindi siamo abbondantemente sotto media. Rispetto a questo numero, pensate che in soli 10 anni la percentuale dei figli dei cittadini stranieri che frequentano le scuole nate in Italia si è più che raddoppiata. L'immigrazione continua ad essere governata dalla legge Bossi-Fini, che da 20 anni continua a dimostrare il suo fallimento, in particolare sul tema dei flussi, sul sistema delle quote, che noi riteniamo che va superato. Uno studio sul comparto agroalimentare italiano e pugliese è stato presentato questa mattina a Martina Franca nel corso del Forum dell'Economia. A Martina Franca il Forum dell'Economia, Italian Experience, organizzato da Unicredit in collaborazione con Confindustria Taranto. È stato presentato uno studio sul comparto agroalimentare italiano e pugliese. L'agri-food del sud rappresenta il 22% degli addetti, ma soltanto il 13% del valore della produzione. Un tessuto produttivo, quello delle imprese meridionali del comparto, composto da piccole e piccolissime aziende, che riveste però una grande rilevanza all'interno dei singoli territori. Sicuramente, ecco, i dati che vengono fuori dall'analisi di Prometeia sono fortemente caratterizzanti del settore. Noi come Agri-Food del Mezzogiorno, quindi Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, abbiamo un terzo delle imprese che operano sul territorio nazionale nel settore dell'Agri-Food. Occupiamo il 22,5% degli addetti, ma produciamo soltanto il 13,5% del valore aggiunto. La quota di export è del 13,5% e viene fuori da questo studio un elemento, diciamo, penalizzante per le aziende del territorio, che sono tutte quante di dimensioni piccole.
E per facilitare il matching tra domanda e offerta e fornire alle imprese del territorio nuove opportunità, è stato organizzato un B2B, grazie al quale 6 buyers provenienti da Francia, Germania, Spagna e Romania hanno potuto incontrare circa 35 aziende pugliesi del comparto. Grazie a circa 70 incontri fisici e individuali, le imprese del territorio hanno avuto la possibilità di presentare i propri prodotti e conoscere nuovi potenziali clienti. Stiamo portando avanti proprio un discorso di valorizzazione delle imprese, non soltanto come accompagnamento ad un percorso di internazionalizzazione e o di consolidamento nei mercati e soprattutto verso quelli che possono essere anche i nuovi mercati, mercati emergenti, ma mercati che magari si affacciano adesso a quelli che sono i prodotti made in Italy nelle loro eccellenze, nelle loro peculiarità, come il bello e il ben fatto. Migliaia di agricoltori da tutta Italia, quindi anche dalla Puglia, a Roma per la manifestazione della CIA in piazza Santi Apostoli. Basta proclami, tuteliamo il grande comparto, hanno gridato a gran voce. Dal campo alla tavola i prezzi crescono e fino al 300%, eppure il reddito dei contadini italiani è diminuito. Latte, farina, frutta, verdura, olio, il rincaro. E ovunque la guerra, il clima e il costo dell'energia aggrava il tutto. In migliaia gli agricoltori a Roma per chiedere alle istituzioni che venga riconosciuto loro il giusto prezzo. Bisogna avere dei programmi seri ed interventi importanti sulla siccità, fare i bacini, meno ponti e più bacini per irrigare. Dobbiamo lavorare in questa direzione per la tutela dei territori. Non ce la facciamo più, di corrente, di concimi, non ce la facciamo più, dei trattamenti, non ce la facciamo più. Per avere i rimborsi ci vogliono 2-3 anni e nel frattempo l'agricoltore si deve mettere al passo a proprie spese e quindi questo sicuramente non va bene. Che non si possono accettare, insomma, situazioni dove i costi di produzione sono raddoppiati e invece per quanto riguarda il guadagno stesso dell'agricoltore non esiste più. Perché il gasolio costa caro, il motore quando lo accendi già consuma assai, devi mungere 3 litri di latte per comprare 1 litro di gasolio. Una delle questioni su cui da anni è necessario un risveglio della politica e delle istituzioni lamentano lo squilibrio nella catena del reddito tra il primo anello di tutte le filiere, ovvero tra le aziende agricole e da loro definiti gli assi pigliatutto della GDO e della industria di trasformazione. Chiediamo al governo di intervenire per un patto etico-sociale soprattutto tra il mondo agricolo e i consumatori, i cittadini, e che soprattutto per una equa distribuzione del valore e del reddito all'interno delle filiere. L'Europa non può continuare a vessarci, a metterci dei vincoli inutili, ma ci deve sostenere. Soprattutto le politiche europee devono essere portate avanti in concertazione con gli agricoltori e non contro gli agricoltori. Il Made in Italy finirà con questo modo, non ci sarà più produzione. In Puglia fa ancora caldo, ma c'è già chi ha avviato la caccia agli addobbi natalizi. Tutto pronto per il Natale a Lecce, anche se il clima ancora è un clima estivo e domenica siamo andati al mare. Vedete, le vetrine hanno già preparato tutto per il Natale ed ecco allora palle per ogni misura, folletti, babbi natali, alberi di Natale, ma tutti acquistati con le maniche corte. Ma i leccesi veramente stanno già pensando al Natale? Tutto pronto per il Natale già? Ancora no, siamo stati attirati dalla vetrina però, è molto bella, però ancora no. Cosa sceglie? Cosa state scegliendo? Ma ancora non sappiamo, stiamo cercando un albero di Natale, diciamo, abbastanza grande per la nostra casa. Ma non vi sentite accaldati però? Molto, io sono in canotta, infatti fa caldissimo, siamo un po' fuori tempo forse. Avete iniziato a pensare al Natale anche voi, visto le vetrine? Ancora no, guardi, siamo a maniche corte. È strano, no, pensare agli addobbi? Sì, abbastanza strano perché le temperature sono quelle che sono. Lei mi dica, come fa a pensare al Natale con questo caldo? Domenica eravamo a mare. Sì, è vero, effettivamente sì, però forse noi avendo un bambino allora ci buttiamo anticipatamente nel Natale a preparare il discorso natalizio. Ecco, quindi sì, farete proprio l'albero? Sì, faremo l'albero come da tradizione ogni anno, il presepe, sì, ripeto, è una cosa familiare che ci piace molto, sì. Quale addobbo avete scelto? Oggi abbiamo preso dei libri porta cioccolatini, molto carini da mettere su un tavolino. Ci dica solo come fa a pensare al Natale?
No, ti prego. Cosa ha acquistato? Dei libri. Da mettere sotto l'albero? È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale interregionale. Restate con noi perché fra pochissimo tutte le notizie da Bari, Bat e Foggia. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR Code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.